Di nuovo Pasqua e di nuovo insieme. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti, buona Pasqua a tutti. Oggi ci tenevo troppo ad essere con voi. Sto registrando questo video qualche giorno prima, ma questo non inficia quello che voglio dirvi. Voglio augurarvi una serena, felice, gioiosa e spensierata Pasqua. Voglio augurarvi un periodo di rilancio e di ripresa su tutto, anche se andava bene. Riprendiamoci ancora di più. La Pasqua ogni anno segna, diciamo, la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, no? Quindi nuovi programmi per l'estate, nuovi programmi, nuovi progetti per la primavera, cose che finiscono, cose che ricominciano. E allora, che siano tante cose belle per tutti, sia quelle che finiscono, sia quelle che cominceranno, e se continuano, che continuino in armonia e spensieratezza. Oggi mi piaceva, come ogni anno, aprire questa finestra virtuale, entrare a casa vostra e darvi un bacio. Uno ad uno, grazie per essere tutti i giorni con me, grazie ai nuovi iscritti, grazie a tutti i quasi 40.000 iscritti di Arte per Te, siamo tantissimi, al di sopra di ogni mio sogno, ogni mia aspettativa. Io vi ringrazio dal più profondo del cuore perché mi sostenete ogni giorno, perché mi date sempre nuove idee, perché mi date la forza di rinnovarmi quotidianamente. Voi non sapete che ricchezza siete, siete una ricchezza immensa, perché mi date stimolo, mi date sprone, insomma, siete il mio tesoro. Io approfitto per queste festività per fermarmi un attimo, venire da voi e dirvi: ehi, io lo so che fai tanto per me, quindi grazie. E quello che faccio io, per cui tutti voi mi ringraziate, credetemi, è poca cosa in confronto a quello che mi ritorna in termini di affetto, in termini di stima, in termini di positività da parte vostra. Grazie a tutti, auguri speciali a tutti voi, auguri cioccolatosi ai vostri piccolini, auguri alle vostre famiglie. Vivete questo giorno in armonia, spensieratezza e, se volete, un pochino anche su Arte per Te. Tra più di 400 video ce ne sarà qualcuno che vorrete vedere anche a Pasqua. Non vi tengo oltre perché so che sarete già tutti affaccendati con le vostre famiglie, sono sicura che molti regalini sono homemade, spero siano, come già ho visto, provenienti da idee creative di Arte per Te, e sono speranzosa anche che quest'anno la colomba l'abbiate fatta voi, con la ricetta di 2 cuori e 1 cappa. Anche da quell'altra parte, verso quest'ora, ci saranno i nostri auguri, miei e di Gabriele, quindi ve li dovete sciroppare sia di qua che di là quest'anno. Bene, io me ne vado a festeggiare con la mia famiglia. Apriamo le uova di cioccolata insieme a Potino e vi mandiamo un grande bacio, io in primis. Grazie di cuore a tutti e buona, felice, serena Pasqua. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci e buona Pasqua a tutti.